everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un altro video dove mi farò truccare da un pro makeup artist. Ladies and gentlemen, vi presento Carmine, una persona che fa parte della Instagram Family da molti anni, 3-4 anni che ci scriviamo. Lui è veramente molto 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 bravo a truccare la pelle scura. Oggi sono senza wig perché volevo dare la possibilità a Carmine di truccare bene il mio viso. Per me è anche un modo per guarire un po' da questo pregiudizio che ho nei confronti dei makeup artist. Sapete che ho avuto... Guarirai. Ovviamente vi metto tutti i riferimenti di Carmine qua sotto. Il saluto di oggi va a Dario Fiorello. Ciao Dario, ti mandiamo un bacio grande. Grazie mille per far parte della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, anzi seguite anche lui, attivate tutte le notifiche e mi raccomando fatevi sentire sia sulla sua pagina Instagram che sulla mia. Mi raccomando, vi aspettiamo. Ma adesso è arrivato il momento fatidico. Se non sei ancora iscritto al suo canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Allora iniziamo con acqua termale di avena, idratante e lenitiva. Tu come ti sei appassionato al make-up? Da bambino. Poi ho accantonato questa passione perché mi sono dedicato al canto. Ho imparato a suonare la chitarra, l'organo in chiesa. Ho fatto il corista per 10 anni in chiesa. Ho deciso di iscrivermi a un corso di canto durato un anno. E poi ho avuto 3 o 4 anni fa un cancro alla tiroide. Dopo l'operazione non avevo più la voce di prima. E quindi è rispuntata la passione per il trucco. Ok. Adesso applico The Cream di Agustinus Bader. Questo è un brand che non so se è conosciuto molto in Italia, però è molto buono, dicono. Applichiamo questo, che è la The Cream, che è una versione meno idratante. Quindi visto che lei ha la pelle grassa, possiamo applicarlo tranquillamente. Tu mi hai pensato di aprire un canale tuo? In realtà è un canale mio, ma era di canto. Sì, di canto. Ah, ok. Dove canti? No, cantavo, registravo in cameretta con una webcam, mandavo in onda i video. Ok. Questo è un prodotto di Fenty, un sapone. Ah, ok. Quindi permette di schiacciare il sopracciglio e di modellarlo. Io ho pochissimi peli. Sì, però hai fatto il tattoo, giusto? La dermopigmentazione, sì. E chi sono i makeup artist che ti ispirano? Il mio preferito in assoluto è Indash, bravo ed elegante. Lui è veramente molto carino, molto humble, down to earth. Sì, infatti i primi makeup li ho fatti ispirandomi a lui ed è stato sempre molto gentile nello scrivermi e nel farmi sapere se gli piacesse o meno quello che facevo. Questa è stata la spinta che mi ha permesso di andare avanti. Prima di capire se realmente era la mia strada o quello che mi piacesse, ho fatto prima vari corsi. Poi quando ho visto che mi piaceva e avevo un riscontro positivo dalle persone e anche da makeup artist importanti, ho deciso di fare un'accademia. L'accademia ti dà una formazione proprio teorica per fare sempre meglio. Poi ovviamente unitamente al talento c'è una combo perfetta. Molte persone mi chiedono su Milano qual è l'accademia migliore. Io sinceramente, non avendo frequentato accademia, non so mai cosa rispondere perché... Allora, io in realtà ho fatto una grande ricerca prima di scegliere l'accademia giusta, perché anche prima di iniziare questa avventura nel mondo del make-up avevo già un gusto mio predefinito che non ritrovavo spesso in Napoli. Ho trovato un'accademia che soddisfaceva un po' le mie esigenze ed è la Rea. Quindi la consiglio perché è veramente ottima. Io sono, come dicevo all'inizio del video, sono rimasta molto colpita dai lavori che lui fa su pelle scura. Cioè, come mai tu hai questa predisposizione? Perché poi ti vedo anche bello confident, no? Allora, in realtà sembra una sviolinata, però ho abbracciato questa filosofia dark skin grazie a Loretta, perché io in realtà avevo questa passione del make-up anche prima di iniziare la professione. Quindi io volevo creare insieme a una mia amica proprio una community, perché a me è sempre dispiaciuto questa cosa di non poter truccare le pelli scure, perché non ti chiamano proprio. Non c'è una grande ricerca sulla pelle scura in realtà nelle accademie, manca ancora. Infatti non a caso nell'accademia che ho fatto io non c'erano corsi per pelle scura, ho imparato da solo. Quindi ho fatto esperienza con delle amiche e... perché avevo la voglia di voler truccare anche le pelli scure. Allora applichiamo un colore di transizione, apri gli occhi. Allora, il segreto per fare un buon make-up è quello di truccare ad occhio aperto. Spesso si pensa che bisogna truccare ad occhio chiuso, invece truccando ad occhio aperto, soprattutto se la persona guarda dritto, si riesce a creare una buona sfumatura e a creare un'intensità giusta nelle giuste parti dell'occhio.
Ok. Spesso vedo i truccatori truccare ad occhio chiuso, che non è sbagliato, però in realtà truccando ad occhio aperto si può evidenziare la crease oppure enfatizzare qualche parte dell'occhio che ad occhio chiuso non si potrebbe vedere. Il segreto è proprio quello di truccarsi ad occhio aperto. In questo modo la sfumatura che vedremo sarà uguale a quella che realizziamo, perché spesso se ci trucchiamo ad occhio chiuso, aprendolo abbiamo un'intensità o una posizione del colore diversa. Ah, questo è un bel tip, eh? Invece truccando così ad occhio aperto tu vedi quello che vedono gli altri, perché ovviamente non saremo mai ad occhio chiuso. Poi abbiamo uno stile molto simile io e Loretta, infatti mi ritrovo molto con lei. Infatti vedo perché... questo transition color! Guarda dritto, in questo modo guardando diritto io posso scavare nella piega dell'occhio. Se invece lei lo avesse chiuso non potrei vedere questa piega. La facciamo non troppo alta perché a Loretta non piace alta. È vero, è vero. Poi nei miei make-up non manca mai un po' di luce, è un lift degli occhi. Mi piace sempre portare tutto verso l'alto, quindi creare un lifting naturale con il make-up. Questi truccatori per creare questo effetto usano tiraggi oppure scotch o patch. Invece a me piace creare questa cosa semplicemente con le ombre e le luci. Ho utilizzato questa palette qui di Huda, che è la brown, la chocolate brown. Ho utilizzato questi due e poi ha preso questa qui di Nabla e ha utilizzato Tempra. Ora ti do un'altra tips importante, soprattutto per i trucchi audiovisivi. Ok. Che è quello di intensificare l'arima ciliare. Ok. Perché la prima cosa che vediamo in un make-up da lontano è l'arima ciliare. Ok. Cosa che non vedo fare spesso. Quindi si fa guardare la cliente in basso e si borda tutto l'occhio con una matita, che può essere o nera o marrone scuro. Crea dimensione all'occhio e poi una volta fatta questa cosa naturalmente l'occhio sembrerà più aperto. Ti ricordi la prima volta che hai truccato una persona con la pelle scura? Sì. E com'è andata? No, è andata molto bene, era una mia amica in realtà. Io non avevo ancora fatto il corso da makeup artist. Io ho preso una ragazza di colore con molte discromie e problematiche sulla pelle, perché poi mi piace anche sfidare qualsiasi problematica, ed è andata molto bene. In realtà ho i trucchi molto naturali. Mi piace l'effetto sorpresa, ma sempre con eleganza. E poi la stessa cosa con una matita marrone, invece si fa chiudere l'occhio e si borda la parte superiore. Il mio primo trucco è stato proprio dark skin. Ma penso il mio primo trucco fatto prima di truccare. Infatti mi ricordo che questa mia amica doveva andare a un matrimonio, l'ho truccata. Riguardando oggi come trucco sicuramente avrei potuto migliorare molte cose, però vabbè, dai, sbagliando si impara. Certo. È una tips anche per chi non vuole truccarsi la mattina: semplicemente bordare la rima ciliare, fumare con un pennellino piccolo e il mascara, si ha già una percezione dell'occhio diversa. Come mai quest'anno hai deciso di dare a noi makeup artist l'opportunità? Te la faccio io la domanda. Allora, in realtà è una cosa che avrei voluto già fare nel 2019. Volevo fare tipo un tour, andare in ogni regione d'Italia e andare tipo a farmi truccare. Gli store dove davano la possibilità alle persone di essere truccate per testare i makeup artist, per capire ecco un po' qual è la preparazione, no? A livello nazionale. Poi Miss Pandemic came, Miss Rona came, she destroyed all my plants. E quindi ho detto vabbè, me li porto a casa, le persone che ritengo valide, che mi piacciono proprio. È iniziata questa rubrica e questa è la seconda puntata. Comunque, voi makeup artist siete proprio veloci a sfumare. Io in realtà quello che dico spesso è che la percezione di quando uno trucca non è la stessa di quando si trucca su se stessi. Ho sempre riscontrato molta più difficoltà nel truccarmi che nel truccare le persone. Ok. Perché alcune sfumature vengono bene ad occhio aperto ed altre ad occhio chiuso. Ma ci sono tipo modelle che si muovono in continuazione quando le trucchi? Sì. Come si gestisce quella roba lì? Allora, in realtà dipende a che livelli siamo, nel senso che se è una modella molto famosa che mi è capitato di truccare, chiudi gli occhi, ti adegui, perché sai che una modella importante non puoi pretendere più di tanto, anche se spesso sono più quelle importanti ad essere gentili e le altre meno. Veramente? Sì. Sono sempre molto gentili con me, non mi è mai capitato cose strane. A parte qualche volta, non facciamo nomi, che si muoveva spesso e io molto dolcemente le alzavo il viso, le chiedevo di chiudere gli occhi o di posare il cellulare. Poi un'altra cosa importante che non tutti fanno è bordare l'occhio dall'inizio fino alla fine, arrivare fino all'angolo interno.
Che pennello stai usando? Questo è un Morphe M124. Ok, adesso sta prendendo dalla Secret Palette l'ombretto Mea Culpa. Oltre Indas c'è qualche altro makeup artist con il quale hai avuto modo di parlare? Sì, è Ungo Van Gogh, un makeup artist molto famoso. Che ha truccato Selena Gomez. Bravo. No, lui è pazzesco. Poi mi sembra super sensibile. Io adoro Renny Vasquez. Mi piace molto Danessa Myricks. No, un altro segreto che ho rubato da Mr. Daniel, tra l'altro. Io questo è il motivo per il quale faccio sempre prima gli occhi, perché si sporca inevitabilmente la base. Okay. E poi con un Kleenex pulisco verso l'alto. Ok. Quindi porto verso l'alto il makeup in modo da creare un lift. E Daniel l'hai mai conosciuto? No, Mr. Daniel no, però mi piacerebbe molto perché lui è un'altra delle persone che apprezzo molto del panorama italiano. Mm-hmm. Che poi tra l'altro ti ha anche truccato. Yes, ma un botto di anni fa. Sì, guarda dritto. Chissà come mi truccherebbe oggi. Infatti lui e tu siete stati i miei primi maestri prima di iniziare a truccare. Ma pensa. Tu per la pelle scura e lui diciamo per lo stile glam. Infatti ho un botto di cose Nabla qui tu, eh. Sì. Io uso prevalentemente Nabla. Beh, se Nabla ci sta guardando, forse è il caso di inserirlo nel PR, che dite? Qual è l'ombretto che hai scelto? Better Society, nella palette Side by Side. Apri gli occhi. Le ultime chiudi ce l'hai? No. Ah, questo è sempre di Nabla. Il Cupid Arrow, numero 4. Sì, ottimo, perché puoi modellarlo all'inizio e poi si fissa e resta lì tutta la giornata. No, è fantastica questa texture, il finish, tutto, anche come si riesce a sfumare. Comunque è proprio un altro tipo di experience farsi truccare. Sì, poi tu sei abituata a truccarti sempre tu. Ma io sui set non mi faccio mica truccare. Io vedo in questi set persone che hanno la loro postazione, non ce li hanno, non hanno le polveri, ce lo vedi subito, c'hanno la roba di Chanel. Cioè io non ho mai visto un fondotinta per pelle scura di Chanel in Italia. Quindi quando li vedi con questi prodotti qua, già sai che non sono per te. Eh sì, perché non li hanno. Cioè io per stare tranquilla devo vedere la roba di MAC, di Fenty, di Make Up Forever. Anche nuovi brand, anche stesso Nabla sempre. Però da quel filone Fenty forse si sono un po' adeguati tutti. Eh beh, si sono svegliati tutti. Finalmente. Sì, però allora io mi chiedo, no? Brand veramente molto consolidati in questo settore. Se lo fai dopo che l'ha fatto Fenty, cioè io mi chiedo perché. Non ti dico bravo, perché quando si parla di multinazionali così grandi, cioè vuol dire che non lo volevi fare prima, capisci? E preferisco supportare la genuinità, quindi MAC, Make Up Forever, questi sono brand che sono sempre stati inclusivi. Usiamo il mascara che ritieni, questo qui sì, questo di Sephora. Sì, ricordiamo per tutti i makeup artist in generale che l'igiene è fondamentale, quindi il mascara va usato con il monouso, perché se la cliente dovesse avere un virus o un batterio nell'occhio, riponiamo poi il mascara di nuovo al suo posto, poi mettiamo in repentaglio la vita di un'altra persona. E questi scovolini monouso? Sono facilmente reperibili online oppure presso fornitori per parrucchieri e estetiste. O li vendono anche tipo brand come NYX. Ah, ok. Sephora. E sono tutti uguali o cambiano questi scovoli? No, cambiano. In realtà questo è uno dei migliori perché è in silicone. Ah, ok. Quindi permette di pettinare meglio le ciglia e di prelevare più prodotto. Ok. Poi ci sono altri tipi che non prediligo perché prelevano male il prodotto e lo distribuiscono male. Tu le hai molto ricce e incurvate. Madonna, sono ingestibili. Infatti adesso rimediamo con le ciglia finte. Mi ricordo che anche Daniele in questo step qua lui mi mise i ciuffetti e ha fatto fatica. No, io in realtà adesso ti metto un arco. Ah, ok, ok. Che adoro perché è di Ardella. Ok, abbiamo messo le ciglia finte. Ci vuoi dire che cosa hai applicato? Allora, ho applicato le ciglia finte di Ardella, le Demi Wispy. Ah, Demi Wispy Stop. E le ho messe tutte per intero sull'occhio e più un'altra solo a metà, la parte finale, per creare questo lift. Ora usiamo la tips di Loretta, che è quella di mettere un po' di cipria sul viso, in modo da... Anzi, in realtà questa tip qui non è neanche no, mia. No, sì, è di Jackie. Di Jackie Aina. Passiamo alla Discoloration. Usiamo questo prodotto di NARS.
proprio nuovo, perché le pelli dark hanno discromie intorno alla bocca, sotto gli occhi. Sì, sì. È un nuovo prodotto di NARS. Io adoro NARS. Anch'io. No, ragazzi, NARS, botte di ferro totale. Andate sul sicuro. Ecco, ecco, per dire, anche NARS è uno di quei brand che è sempre stato inclusivo, non è un trend, capito? E se tu pensi una persona nera, cioè si dà per scontato che si può permettere un make-up di un certo tipo. Cioè sono brand comunque high end, sì. Luxury. Io mi ricordo quando ero piccola. Oggi mi posso magari permettermi di fare una full face, no? Con questi brand qua. Ma quando ero piccolina no. Quindi tipo mi ricordo che compravi il fondotinta e ne usavi poco poco per non consumarlo. Sì, 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 sì. Infatti tu hai contribuito molto all'inclusività, sono convinto, di molti brand italiani. Sì. E ne sono felice. Può esserne fiera, sì. No, allora io di questo sono contenta, perché quello che ho vissuto io in adolescenza non voglio più che nessun ragazzo o ragazza lo viva appassionato di make-up. Allora, con il fondotinta mischiamo uno di NARS, mm-hmm, nella colorazione Macao, mm-hmm, e uno di Nabla che è un po' più per le pelli grasse, che è il D05, che è il suo perfect match. Lo prendi solo line. Ah, ok. La mini size. Allora, il segreto nella stesura del fondotinta. Mm-hmm. Io credo che la migliore stesura sia con il pennello e poi tamponare con una spugnetta l'eccesso. Poi, per evitare l'effetto mascherone, bisogna pressare con il pennello nelle parti più critiche, mentre nelle parti dove sono meno critiche si stende verso il basso, ma è verso l'alto perché spesso c'è la peluria e quindi si alzano i peletti. In questo modo, dove c'è bisogno più di copertura, nel suo caso qui, io presso con il pennello. Ok. Nelle parti dove voglio meno fondotinta, mm-hmm, o faccio movimenti circolari verso il basso, mm-hmm, o striscio verso il basso, perché non tutto il viso ha bisogno della stessa coprenza. Ok. Tra l'altro ho scelto questi due fondotinta perché amo l'effetto glow, ma nel tuo caso non è indicato, mm-hmm, perché altrimenti ti lucideresti subito, mm-hmm, e per questo l'ho fuso con quello di Nabla, che è più indicato per le pelli grasse, dice un po' più secco. Di questo ho paura. Iniziamo prima di là perché di qua non arrivo. Ero già preparato a questa cosa. Grazie Giulia. Ma come fanno le persone? Ma guarda, sei la prima che mi capita. No, raga. Te lo giuro. I'm so sorry. Poi, come dicevo, l'eccesso va tolto con una beauty blender. In questo caso noi usiamo queste perché sono monouso, mm-hmm, in modo da poterle gettare. Non sono il massimo, ma svolgono la loro funzione egregiamente. Mm. Poi noto che tu spesso porti il fondotinta anche sotto gli occhi. Contorno occhio. Invece non si fa, non si, a me, cioè, non solitamente serve. No, non serve perché appesantisce col contorno occhio. Ah. Ok. Scusa. Sorry. Devi sapere che le mie passioni sono NARS e Nabla. NARS e Nabla. Allora, usiamo prima il Fenty. Mm-hmm. Questo è 3,80, mm-hmm, guarda in alto, perché è leggermente un po' più arancio. Mm-hmm. Anche nella stesura del correttore vale lo stesso discorso del fondotinta. Se presso do più coprenza, se striscio do meno coprenza. E questo che pennello è? Questo è un Morphe E62. Passiamo al contour, uso il matchstick di Fenty. Nella colorazione espresso. Questo è il mio preferito. Sì. Devo confessarti una cosa, in realtà era la ricerca del truffle, sorridi, ma non ce l'ha più nessuno. Neanche Sephora? No, a Napoli non ce l'hanno e neanche qui a Milano. Gira il viso di là. Anche nel contouring poi ci sono due filosofie di pensiero. Vai, dici.
Allora, c'è la persona che vuole sfinare il viso, quindi lo vuole rendere più magro e lungo, e quindi il segreto è partire dalle tempie e arrivare verso le labbra. In questo modo otticamente snelliamo il viso perché lo allunghiamo. Se invece la persona che deve essere truccata ha il viso piccolo, rotondo, oppure semplicemente vuole il viso più rimpolpato, il contouring si fa dallo zigomo in alto fino alle ali del naso, quindi si fa questa ombra, quindi portiamo il viso in alto. Se invece andiamo verso le labbra, lo snelliamo. Ok. Tu ami il contouring molto forte. No, io mi muro, Ma io quando ho iniziato a truccarmi era il periodo in cui andava la Ben Nye Banana Powder, sì, quella lì di Kim Kardashian, che usava Mario Dedanovic su di lei, che era diventata praticamente virale perché lui fece, non mi ricordo se erano delle foto o un video, dove usava questa powder, che tra l'altro è una powder che si usa in teatro, quindi per farti capire quanto ti mura quella storia là. Sì, ci va giù pesante lui con il trucco con Kim. Ma calcola che anche le nere usavano banana. È troppo chiaro per noi, cioè per farti capire quanto diventò una roba, cioè solo quella esisteva, invece il Ben Nye ha altre colorazioni. Quindi sì. Però in realtà c'è anche da sfatare questo mito, nel senso che il trucco del makeup artist è molto diverso dal trucco Instagram. Certo. Nel senso che i trucchi che si realizzano per set fotografici, per sfilate, per campagne pubblicitarie sono molto diversi da questi. Al di là del fatto che i trucchi sono molto più naturali, poi volevo fare una cosa, mi è venuta in mente oggi da Sephora. Che tu non hai il blush in crema, perché lo trovi grasso, ho visto che mixando i due nuovi correttori di NARS, colorazione deep, con un po' di medium deep, dovrebbe venire fuori un blush carino. Quello top come colore, eh? Ci piace questa narrazione aranciata. Proviamola. Esperimento. Quella è una spatola? Sì, da MAC. Ah, MAC Cosmetics. Quindi abbiamo mixato i due correttori di NARS, che sono correttivi. Sorridi. Che dici? Ti gusta? Beh, allora io amo i blush aranciati, mi piacciono tantissimo. Invece prima prediligevo... Sì, i rosati. Sì, mi piaceva il colore di MAC Rose Something, però adesso non lo uso più, ma mi ricordo che lo usavo sempre nel 2010. Sorridi. Vabbè, quando si è più piccoli... Sì, poi si cambia. Poi un altro mito da sfatare sono le mani. Molti pensano che utilizzare le mani sia sbagliato. Scusate. Con le mani, in realtà se uno ha le mani igienizzate può utilizzarle, perché in realtà spesso i prodotti con le mani si riscaldano, soprattutto per correttori. Spesso la mano crea una pressione diversa dal pennello, permette di far penetrare meglio il prodotto e di eliminare l'eccesso e soprattutto di evitare accumuli nelle pieghe. Però so di essere pulito e quindi non ho problemi ad utilizzarle. Poi ovviamente chiedo sempre, se qualcuno dà fastidio non le uso, però soprattutto per la skin care è fondamentale secondo me la stesura con... Anche perché spesso molti clienti, soprattutto nel settore dove lavoro io, che lavoro nel settore luxury wedding, spesso prima del make up si fa proprio un trattamento di massaggio al viso per stimolare. Ok. Ben alto. Quindi in questo caso, stimolando la pelle, si riattiva la microcircolazione. Ho detto, per le powder potremmo dare un consiglio. Allora, in realtà in ogni bag di un makeup artist ci dovrebbero sempre essere cipre per dark skin, quindi le migliori, che poi è quella che useremo per Loretta, è questa di Andrea Cimatti, nella colorazione Salted Caramel. Poi per una cipre a low cost è questa anche di Revolution. Poi questa di Elf per le colorazioni un po' più scure, che pure è molto buona. E poi la nostra dorata Press Powder di Nabla nella colorazione Dark. Quindi facciamo un leggero soft baking. Pressare prima il correttore con una spugnetta con la mano e poi di far restare immobile la cliente prima di applicare la powder. In questo modo si blocca il correttore senza le rughe.
Allora, il resto invece lo facilitiamo con questa di Nabla. Guarda in alto, io non posso concludere un make up se non trucco la parte bassa dell'occhio. Io invece mi dimentico sempre. Sì, infatti ultimamente non lo stai più facendo, prima lo facevi più spesso. Poi, per far durare tutte le matite, bisogna sempre pressare con un ombretto. Siamo uno marrone della palette di Nabla, guarda in alto. E poi mettiamo una matita nera nell'occhio. Passiamo al contouring in polvere. Uh-huh. Usiamo questa palette di Cosmify, che è veramente ottima, di DMT. E usiamo questi due colori. Li mixiamo e pressiamo il nostro contouring in crema. In polvere? Ah, no, in crema. Perché il segreto per creare un make-up long lasting è quello di fare tutto in crema e poi in polvere. Quindi la polvere setta la crema e diventa long lasting. Io allora mi sono ritrovata nei contesti in cui il makeup artist non mi settava il makeup. Solo in crema, ti truccavano solo in crema. Crema, poi tipo così. Ok, puoi andare. Vabbè. E io tipo ero così, tipo, ma. Poi tu che hai la pelle grassa hai bisogno per forza di del. Ma stai scherzando? Io senza cipria. Basta, sono finita. Questa parte. Non c'è bisogno di contourizzare questa parte perché è piccola. Se invece bisogna snellirlo, bisogna seguire sempre la linea che abbiamo creato prima verso le labbra. Questa parte va contourizzata soltanto nel caso in cui si vuole snellire o coprire per otticamente il mento. Quando il mento è un po' più pronunciato si può contourizzare sia con il correttore che con le polveri. Allora, come blush utilizziamo questa palette di Revolution. È top questo pennello, eh? Sì, è bellissimo, sempre del set James Charles. Allora, come matita usiamo Chestnut di MAC. Che ordinato che sei. Grazie. Merito di mia mamma. Wow. Ora mixiamo con la numero 5 di Nabla. Fare il contorno delle mie labbra è facile, ma allo stesso tempo è difficile perché tu sei bravissima, quindi per me ho paura di sbagliare, però sì, in linea generale sei bravissimo. Grazie, però per me tu sei il top delle labbra. Poi anche io un po' come te mi piace mixare. Poi riguardo i rossetti, io proverei questa tinta di Maybelline, che è molto bella, che si chiama Amazonian. Poi mettiamo un pizzico di Charlotte al centro. Oh, che lo trovo. L'iconico. Poi il nostro amato Champagne Supernova di Nabla. We like this! Allora, per le ciglia inferiori usiamo il mascara con il mio pennellino preferito, che è un fan brush di MAC, che è proprio indicato per le ciglia inferiori, che è preciso, piccolo e riesce a prendere tutte le ciglia. E poi lo scovolino sporco pettiniamo anche le ciglia superiori. Fatto? Fatto. Amici De Maria, cosa ne dite? Ve gusta? Fateci sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Allora, questo è il mio my go to makeup. Io adoro questo tipo di makeup perché è un soft glam, molto luminoso sugli occhi, con le labbra juicy. È proprio il mio stile questo, quindi a me piace tantissimo quello che tu hai fatto. Grazie. Anche la, come si dice, la stesura questa qui, che io di solito non faccio mai in questo modo, però devo dire che mi sta bene. La matita nera anche sulla palpebra inferiore, non so i termini, scusami, non sono brava. Non sono bravissima, però sì, penso che mi valorizzi, io mi sento confident, io uscirei con questo trucco. Quindi, ma poi non lo so perché, allora, sarà che adesso è il secondo che faccio di make-up così, cerco di fidarmi, però rispetto all'altra volta con Giulia, che lei è altrettanto brava, mi sentivo anch'io più confident, quindi sono contenta del risultato finale.
un appunto per te. Io, avendo la pelle mista grassa, ho la tendenza a diventare molto molto oleosa anche sulle sopracciglia. Quindi un consiglio che ti do: se tu trucchi prima gli occhi e poi le sopracciglia, di fare un priming anche sulle sopracciglia, un primer per le sopracciglia oppure un primer particolarmente indicato per la pelle mista grassa, leggermente qua, e poi andare di matita o di brow gel o quello con cui ti trovi più comodo tu. Oppure c'è un prodotto di Anastasia Beverly Hills che è la nuova matita. Sì. Non so how they did it, non so come hanno fatto a farla, però quella non si lucida tanto. Perfetto. Questa che abbiamo utilizzato noi, per chi fosse curioso, è una delle primissime matite uscite in questa versione di Urban Decay, sì. Di Urban Decay, diciamolo, che il trend, diciamo, che l'hanno dato loro. Per il resto, a me piace molto, anche perché comunque ha utilizzato dei prodotti che io anche utilizzo. Ero molto sorpresa, infatti, perché non tutte le cose che io ho mostrato qui le uso ultimamente. Quindi sì, davvero, complimenti. Grazie, io volevo ringraziarti per questa opportunità, sono veramente felice. Grazie. E sono veramente felice del fatto che ti piace il mio make-up. Sì, sì, mi piace tantissimo, è fantastico. Grazie. Lo adoro. Cioè, proprio... I want you to do my make-up again! È top! Fatemi Grazie. Sapere anche voi che cosa ne pensate. Oh, vabbè. Fateci sapere. Sì, 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 sì. Tutto quello che volete. E metterò chiaramente tutti i link, riferimenti di Carmine qua sotto nel box in descrizione. E chiaramente anche se avete voglia di farvi truccare o avete un'occasione speciale, potete magari contattare, perché questa è la tua professione. Sì. Poi io ho tantissime ragazze che mi chiedono da chi possono andare, perché ci sono tantissime persone che si sposano in Italia, americane, afroamericane, così, e mi scrivono chiaramente perché secondo me loro cercano makeup on dark skin. Sì. E io forse sono una tra le prime che esce su YouTube Italia. E quindi sì, mi è capitato molto spesso di avere ragazze che mi chiedessero dove possono andare. I'm very happy. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, ma soprattutto seguite Carmine su Instagram, perché secondo me merita un po' più di amore sui social rispetto a quello che riceve oggi. E sicuramente anche le persone che oggi stanno frequentando un'accademia, magari non si sentono molto preparati per pelle scura, controllate la sua pagina Instagram, perché lui trucca molto spesso le persone con la pelle scura. E boh, non lo so, io penso che magari se c'è qualche consiglio che puoi dare, magari ti scrivono in direct o sotto le foto. E questo. Grazie. Niente, grazie a te, grazie, grazie a te. Noi ci vediamo al prossimo video. E niente, ci vediamo magari più tardi su Instagram. Andate a curiosare la sua pagina. Anche la sua. Un bacio. Ciao. Ciao.